Il Catania si divide tra campo e calciomercato. La squadra rossazzurra è impegnata oggi al Valentino Mazzola di San Cataldo per la quinta amichevole prestagionale contro la San Cataldese che, insieme al match di domani contro lo Sporting Taormina, costituisce un test importante per tutta la banda Rigoli, soprattutto in vista dei prossimi impegni di Coppa Italia. Intanto stamane la società rossazzurra ha presentato tre dei nuovi acquisti alla stampa: Djordjevic, Martinez e il rientrante Michele Paolucci. Quello di squadra lo conosciamo un po' tutti, ne abbiamo parlato e inutile e girarci intorno. Per quanto riguarda il mio personale, nella prima telefonata, poi è stata anche l'unica con lo Monaco, mi ha chiesto un qualcosa e anzi esigeva qualcosa, e sono convinto di poterlo accontentare perché mi fido di lui e so che quando parla non lo fa mai a caso, quindi ce lo siamo detti e resta tra noi, ma confido di poter fare la mia parte. Come abbiamo già detto, sono passati 7 anni, in 7 anni cambiano tante cose. Sono arrivato in maniera anche inconscia, no? In questa realtà che non conoscevo minimamente, e ora torno con una consapevolezza diversa della maglia che vestirò, e anche a livello personale. 7 anni ti crescono, le esperienze di vita ti formano e sicuramente c'è stata una maturazione, ma ho ancora voglia tanta di divertirmi, voglio che tutti insieme ci divertiremo. La strada sarà lunga, ma faremo il percorso giusto, ne sono convinto. Qua ci sono buoni giovani, ci sono tanti prospetti importanti, ma se devo dire un giocatore che mi piace molto è Scoppa Federico, perché è un ragionatore, un cervello del centrocampo, ma anche grinta, e al passaggio corto e lungo è uno che farà sicuramente tanto bene.